Eccoci alle Desap con Enrica Tasso. Innanzitutto complimenti, neoeletta nel consiglio comunale di Le Desalpes, fra l'altro la prima italiana. Raccontaci queste esperienze, come è nata questa cosa qua. Ciao a tutti, direi un'esperienza fantastica in quanto prima italiana eletta a Desalpes, ma già è stato un onore quando mi hanno proposto di partecipare alla vita municipale, diciamo, di Desalpes, stazione famosissima internazionale, e potrei osare dire stazione che parla totalmente italiano d'estate con tutti gli sci club. Conosco bene la realtà sci club, anch'io faccio parte di uno sci club, sono tesserata con lo sci club Livata. Amo questa attività sportiva francese e italiana d'estate perché ci porta a vivere delle emozioni con grandi campioni che vengono a sciare sul nostro ghiacciaio, con tantissimi ragazzini che vengono a provare l'attività di sci estivo e con tanti adulti anche che accompagnano i loro bambini in un'esperienza che è molto diversa da quella invernale. Cioè, tu Erika sei un po' il punto di riferimento degli operatori, degli sci club qui alle Desalpes, anche con questo nuovo ruolo nell'amministrazione comunale? Beh, diciamo che è nata la cosa un po' da sola, un po' in automatico, soprattutto dopo la mia lezione. È molto particolare perché non sono una sciatrice, ma sono una grande appassionata. Certo. Seguo tutte le competizioni dal livello sci club alle gare FIS, partecipo tutti gli anni alle gare di Solda, appunto con Livata, e a livello chiaramente Coppa del Mondo, molto interessante, molto più di livello. Mi piace questo mondo. In consiglio comunale mi occupo di tante attività diverse, sono sempre grande sostenitrice del sindaco, mi occupo di tutti i dossier, dall'ambiente, al quale sono proprio la delegata, le associazioni locali sono la delegata, all'attività puramente con la politica esterna, col governo e con la regione e col dipartimento che corrisponde alla nostra provincia, certo, dell'Isère. Quindi ho un'attività molto intensa. E poi ovviamente il rapporto come comune come le Desalpes con la nuova società Impianti, e fra l'altro come sta andando appunto questa nuova società e questo avvio, questa prima parte della stagione estiva in ghiacciaio. Personalmente sta andando molto bene. Innanzitutto ringrazio la SATA perché ha avuto il coraggio di un'apertura anticipata rispetto agli anni precedenti, chiaramente agevolata da ottime condizioni di neve, quasi invernale, mi permetto a dire, ma è stata coraggiosa a provare questa nuova esperienza, perché non dimentichiamo che la SATA ha iniziato il suo, diciamo, operato sul territorio proprio con la nostra apertura estiva, in quanto ha iniziato ufficialmente, contrattualmente, il 1° dicembre, ma con una stagione di chiusura. Quindi dico che la SATA ha iniziato proprio con gli italiani.